piovosa, ci ritrovammo a Mocambo, io, Ernesto e Andrea. Cazzo facevamo stasera, ragazzi? Allora, cominciamo a selezionare questa fotografia. Quanti erano? 400 fotografie, no? Dopo la prima birra. Abbiamo preso i tovaglioli, quelli là del caffè, no? Abbiamo cominciato a scrivere i nomi. Poi Ernesto ha preso una bella insalatiera, abbiamo messo tutti i biglietti là dentro e abbiamo estratto il nome della persona che corrispondeva giustamente alla fotografia. Stava così, no? Quasi. 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 Non vi trovo però concordi nella... C'era di mezzo. Cosa c'era di mezzo? I luppoli spremuti. Che è equivalente a una birra. No, comunque, comunque sono state scelte con... in base a che cosa? Al luppolo. Non ci doveva essere il terreno. Allora l'idea era quella di... Non ci doveva essere... L'idea era quella non di doveva essere la solita di non avere fotografie in cartolina, copia, cioè doppione. E la scelta è stata, diciamo, un poco sorpresina, siamo andati a scegliere gli angoli, le zone di Taormina poco le meno fotografate, quelle che sono gli angoli nascosti. Cioè, infatti l'idea del gruppo era quella di mettere delle fotografie fuori dalla solita cartolina, cercare di fotografare gli angoli diversi, ognuno poi con la sua tecnica, con la sua suo occhio. Andrea, continua tu. Con la sua inventiva. Niente, quante abbiamo... fotografie sono esposte attualmente? 40, sono 45 fotografie per 45 fotomotori più una che è il posto occupato. Per il posto occupato do la parola al presidente di Art Promotion. Il posto occupato è un... abbiamo aderito noi come Art Promotion, anche la Fondazione Mazzullo, il suo presidente, e... siamo stati i primi in Italia a riservare un posto occupato per una donna che oggi non può esserci perché è maltrattata, uccisa, assassinata, e abbiamo deciso da ora in poi a dedicare appunto un posto in ricordo di e come denuncia a questo femminicidio, e quindi loro ovviamente tra i numeri inseriscono pure il posto occupato che di fatto c'è. Volete ricordare quando è aperta l'esposizione e fino a quando rimarrà possibile accedervi? Allora, l'esposizione è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino alle 14 e il pomeriggio dalle 17.30 alle 20, sì. Alle 21, scusate. Sabato e domenica invece è aperta solo il pomeriggio dalle 17.30 alle 21. Fino a quando? Sino al primo dicembre. Poi di questi scatti avete pensato a un seguito anche per i prossimi anni? Pensate eventualmente anche a una soluzione cartacea, quindi un catalogo, oppure è una cosa nata così in modo estemporaneo? Del genere coinvolge così tanta gente ed è così ben visto che non può non essere continuativo nel tempo. Il catalogo cartaceo ancora ci stanno pensando, ovviamente è una manifestazione, la prima è sempre quella che roda l'evento, quindi ancora si devono sistemare dei particolari, ecco, in evoluzione. Probabilmente dalle prossime edizioni ci sarà. Grazie ragazzi, buon lavoro. Grazie.